Allora, la posizione deve essere molto ravvicinata, perché poi quando arriva l'elicottero la spinta dell'aria non è un po' di vento, è una bella spinta. Quindi più fai corpo, più siete vicini, e quelli dietro, che hanno quelli davanti che fanno da antivento, vi aiutino a stare fermi. L'eventuale attrezzatura dove sta? Davanti qua sdraiata, col ginocchio a terra che la tengono giù, e gli altri qui dietro fra loro. Gli zaini vengono tenuti davanti. In questo momento tutto bello chiuso, fino a quella dopo verrà collocata. Questo è il punto di lavoro. In che ordine si sale? Se io faccio salire lui è un casino. Chi è il più vicino? Lui? Lui è il primo, secondo, terzo, quarto, caposquadra per ultimo. Quando poi scendiamo, il caposquadra si rimetterà a questo punto, il secondo che sale si metterà accanto a lui, il terzo accanto e faranno la prima linea, gli ultimi due che scendono si mettono davanti, in modo che non dobbiamo incrociarci. Che cosa succederà dopo? Che ci sarà una squadra che scende e una pronta a salire. Il caposquadra di quello che scende si metterà seconda linea, il primo vicino alla squadra che deve imbarcare, e tutti gli altri di conseguenza. In questo modo, in 4 metri per uno di profondità, c'è tutto il personale e non viene mancata la regola di specialista, pilota e caposquadra vedono tutti, e qui ci si muove uno per volta con grande tranquillità. Se lo specialista è nervoso che vi fa fretta, ricordatevi che un minuto e mezzo o 2 minuti